Gentili telespettatrici, gentili telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di RTA Sport. Anche quest'oggi, ricchissima nella prima parte, parleremo di rugby e pallamano, mentre nella seconda daremo spazio, come ormai di consueto, al calcio dilettantistico locale. Parleremo di Costa Lunga e di Opicina Calcio. Ma veniamo con il presentare gli ospiti di questa prima parte, iniziando con Maurizio Buzzan, presidente del Rep Rugby, e Mauro Danzi, terzino ala della Pallamano Opicina. Iniziamo quindi a parlare di rugby con il numero uno della Rep Rugby. Rep sta ad indicare rugby educativo propaganda, se ci vuoi spiegarlo meglio. Sì, buonasera a tutti. Allora, Rep praticamente è l'acronimo di rugby educativo propaganda. Propaganda viene inteso dalla federazione come tutta l'attività svolta dagli under 6 agli under 12, quindi propaganda sta a sottolineare questa specifica qui. Voi appunto fate questa attività con i più giovani, sia per quello che concerne il settore maschile e anche il settore femminile. Ecco, una nota che così, vedendo un po' il sito, leggendo sui giornali altro, le ragazze vengono soprannominate viperelle. Le vipere. Hanno scelto di darsi questo nomignolo, si identificano come le vipere di Trieste. Quindi ecco, è un'attività, magari, ecco. Sì, no, te lo spiego subito, è un'attività che abbiamo incominciato quest'anno, perché fino all'altro anno avevamo solo i bambini e bambine che comunque, come in altri sport, fino all'under 12 svolgono attività assieme. Quest'anno abbiamo aperto l'attività juniores alle ragazze, che l'under 14 e l'under 16, quindi per le ragazze nate dal 2001 al 2005. E abbiamo formato queste due squadre, under 14 e under 16. La 16 svolge l'attività federale col Comitato Veneto, disputa la Coppa Italia 7 e sta andando molto bene, perché c'è stata una bella risposta sia di presenze che anche di motivazione. Si sta andando da fare, le vipere stanno giocando. Ecco, per i ragazzini invece come sta andando? Come risultati? Poi anche delle ragazze ovviamente vogliamo sapere un po' meglio. Allora, i ragazzini benissimo, abbiamo finito proprio ieri, avevamo il torneo di Santa Lucia a Udine, è un torneo organizzato dalla delegazione regionale, dove si raggruppano tutte le società del Friuli Venezia Giulia, quindi è stato anche un momento conviviale di incontro. Si sono disputati incontri di tutte le categorie, erano circa presenti 400 ragazzini presso gli impianti della Leonorso di Udine. Ci siamo divertiti tanto, anche perché in questa occasione la partecipazione delle famiglie direi è qualcosa di spettacolare. L'obiettivo, specialmente per noi della Rep, non è tanto quello fine agonistico, quanto il fatto proprio che i ragazzi praticano sport, cerchiamo di farli crescere con un metodo e un'educazione basata su queste cose qui, insomma. Com'è nata questa idea? Questa idea è nata dall'esperienza. È nata dall'esperienza principalmente di una persona che io direi triestina, che nel mondo del rugby è un'icona, Tullio Salvador. Tullio Salvador, 51 anni di rugby. Di rugby, lascio perdere l'età. Quest'anno appunto ha avuto anche l'onorificenza da parte della federazione come maestro del rugby, quindi un titolo importante che lo gratifica per tutto quello che lui ha fatto. È un po' anche dettata dall'esperienza vissuta mia di 10 anni che lavoro nell'ambiente, dove si è manifestata la necessità di fare un qualcosa finalizzato proprio ai ragazzini. Cioè riuscire a specializzare i tecnici e tutte le persone che lavorano nel mondo dei bambini in maniera particolare, con massima attenzione. Cosa che sembra scontata, sembra banale, ma non è assolutamente così. Vedo più di qualche volta che i tecnici che operano con i bambini poi alla fine commettono quello che è un po' l'errore di miniaturizzare, no? Si propongono e si atteggiano e comunque pretendono dai bambini, pensando che siano degli adulti rimpiccioliti. E questo
delle volte anche si paga, no? Esatto, si paga, ci vuole una cultura particolare per riuscire a trasmettere ai bambini la passione per lo sport principalmente, parlo di tutti gli sport. E poi anche la difficoltà sta nel trovare operatori che siano disposti a lavorare con questa metodologia qua. E non è facile? No, non è facile, però stiamo lavorando bene. Posso dire che sono molto orgoglioso dell'operato, anzi approfitto anche per ringraziarli, di tutti i tecnici, perché per la disponibilità, ma soprattutto per l'apertura mentale nel voler affrontare un qualcosa di diverso in maniera concreta. Parleremo dopo ovviamente nuovamente di rap rugby, diamo quindi spazio alla pallamano, alla barda o piscina con Mauro Danzi, dopo un buon avvio contro la capolista Arcobaleno, negli ultimi 10 minuti siete calati, così ci vuoi un po' raccontare com'è andata? Sì, buonasera a tutti, allora sicuramente abbiamo iniziato la partita di sabato nel migliore dei modi come approccio al campo e tutto, e per i primi 15 minuti, per non dire 20, io ho visto anche inizialmente dalla panchina la squadra forse che l'altro anno ha conquistato la promozione e ha giocato con le unghie e con i denti le ultime 3 partite soprattutto. Poi siamo incappati sicuramente in qualche errore di troppo in fase offensiva, abbiamo perso 2 o 3 occasioni per fare gol in maniera molto nitida e abbiamo subito purtroppo 2 o 3 contropiedi di troppo, sicuramente 1 o 2 di troppo, e il divario si è visto lì e non siamo riusciti a rimanere in partita magari dopo il primo e dopo il secondo errore, e quindi il primo tempo si è purtroppo chiuso già, non dico con una parte di partita andata un po' così, ma non, sicuramente con un divario troppo grande per quello che è stato il primo tempo. Sotto, qual è l'aspetto a tuo avviso che di Argo è stato superiore? Ma sicuramente loro hanno messo per 60 minuti in campo la voglia e la concentrazione, soprattutto il giusto cinismo, e hanno dimostrato di essere superiori a noi. Noi siamo mancati più che altro, come forse la maggior parte delle volte quest'anno, in concentrazione, non dico in volontà di far bene, ma in tutta quella parte non tecnica, ma di concentrazione, di volontà di giocare un po' di più, e sicuramente in attacco siamo stati poco concreti, ecco, sicuramente. Sabato si è chiuso, ricordiamo, il girone di andata. Qual è il tuo bilancio? Ma il mio bilancio è che comunque su 6 partite noi abbiamo iniziato molto bene la prima, e che abbiamo perso di 2, e abbiamo messo veramente tutti noi stessi forti anche della nuova promozione, del nuovo campionato. Peccato, perché alla fine quando perdi di 2 sei là per vincere fino alla fine, quindi peccato, però sicuramente non c'era niente da diciamo, non avevamo fatto niente di sbagliato in quella partita, è andata così, eravamo contenti. Poi siamo incappati in qualche sconfitta un po' troppo pesante per via comunque di squadre sicuramente un po' più forti, più allenate, più pronte alla categoria sicuramente, e comunque un po' il nostro demerito è stata sempre lì la concentrazione, l'unità che avevamo l'altro anno in difesa, che veramente eravamo molto più uniti, molto più forti, più concentrati, e poi sicuramente la vittoria l'unica vittoria di quest'anno è stata molto importante per il morale, è stata molto importante perché ci ha permesso comunque di mettere una squadra per il momento dietro a noi, che era brutto da dire, ma comunque il primo obiettivo per la salvezza sicuramente, e poi comunque insomma le sconfitte
le altre quattro sconfitte sono state un po' troppo con troppe variazioni di punteggio, insomma, ecco. Bisognava soprattutto una o due partite giocarsele un po' di più, magari perderle, però giocarle un po' di più, ecco. Stiamo giungendo quasi alla fine dell'anno. Per te come giocatore il 2016 che anno è stato? Ma per me come giocatore il 2016 è stato un buon anno, e purtroppo per causa un po' anche lavorativa non mi è permesso di allenarmi sempre, quindi perdi sicuramente un po' la capacità di giocare con i tuoi compagni e tutto, però comunque a livello di allenamento per me personalmente è stato un buon anno. A livello di squadra comunque non è stato un approccio iniziale con questa nuova categoria, sicuramente è stata una cosa nuova per tutti, per tanti quasi, insomma, ed è stato, insomma, sicuramente ha delle note negative migliorabili, speriamo di portarle avanti, di migliorarle, e c'è stato sicuramente qualche soddisfazione già all'inizio già in questo primo terzo di campionato, diciamo. Torniamo a parlare di rep rugby con il presidente Maurizio Buzzan. Dove vi allenate? Allora, noi ci alleniamo in via Umago, praticamente al campo del Chiarbola Calcio, in via che si entra da via Capodistria. E adesso finalmente, grazie appunto anche all'impegno del Chiarbola, hanno costruito questo campetto a 5, quindi abbiamo due campi, quello a 7 e quello a 5 in sintetico, che logicamente, avendo 80 ragazzini, impegniamo tutti e due per due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì. E la struttura incomincia a essere un po' piccola, e questo è un grosso problema per noi, perché pensando in futuro di voler crescere ulteriormente bisogna fare i conti anche con questa cosa qui. Siamo giunti quasi in addirittura, ultima domanda a Mauro Dandi per quel che riguarda la pallamano opicina, volevo fartela, secondo te di questo 2016, fra il tuo gol numero che è stato il millesimo gol dell'opicina, la promozione in Serie A2 e la vittoria su Rovereto, quale delle tre, come dire, ricordi meglio? Bah, sicuramente tra tutte la promozione in A2 è stata la soddisfazione maggiore, che ci ha coronato comunque una stagione fantastica in cui tutti hanno dato il massimo, ed è stata forse la soddisfazione più alta. Il millesimo gol è stato un po' una fortuna, un onore per me alla fine siglarlo, e poteva capitare a chiunque, sono contento, insomma. Sicuramente la vittoria di Rovereto di quest'anno è stato il momento più positivo della squadra, forse il punto da cui ripartire per questo finale, per questa seconda parte di stagione, ecco. Ma la promozione sicuramente è stata la soddisfazione più alta, forse paragonabile ancora al vecchio scudetto di Palamano Trieste Under 21 che avevamo conquistato nel 2006, quasi paragonabile. Velocissimi, avevi aggiunto ancora qualcosa? Sì, volevo approfittare per dire questa cosa qui. Noi abbiamo anche stiamo portando avanti un progetto che si chiama Un futuro pieno di mete, e lo abbiamo qui sempre in città, in via Montecenzo, presso il centro giovani studenti. Grazie a padre Stefano Del Bove, che ci ha aperto i cancelli del mitico CGS. Ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18 tutti i ragazzini in età scolastica possono effettuare, fare degli allenamenti a piacere, provare senza nessun costo. C'è Tullio Salvador e Francesca Mondo, sono i due tecnici che seguono questa iniziativa qua. L'invito è tutti a venire a provare a giocare a rugby. Per contattarci www.rugbytrieste.it. Bene, abbiamo concluso questa prima parte di RTA Sport. Ringraziamo Maurizio Buzzan, presidente del Rep Rugby, e Mauro Dandi, terzino ala della Palamano Piscina. Grazie. Ora spazio pubblicità, ritorniamo tra poco.